Steampunk, oggi aerografiamo una borsa. Ciao, sono Lorena Straffi di Scuola delle Arti. Mi hanno chiesto di fare una prova di tenuta su una borsa di similpelle. Come prima cosa metto un pannello rigido sotto per lavorare meglio e più in piano possibile. Poi proteggo le parti che non voglio vengano dipinte. Passo quindi a pagliettare con Scotch Brite rosso e applico un primer trasparente per plastica. Prendo uno stencil di Craig Fraser perché mi hanno chiesto una decorazione adatta per un supporto così morbido. Alla fine si è optato per un disegno steampunk perché in genere rappresentano ruggine e invecchiamento, quindi niente di perfettamente sfumato, caratteristica dell'aerografo. Ho voluto però inserire un dettaglio diverso, la foglia oro, o meglio la foglia similoro. Oggi è tutto simile. Con un pennello morbido applico la missione all'acqua, controllando le zone dove cadranno gli ingranaggi dello stencil. Attendo un'ora, la colla diventa trasparente e applico i fogli di similoro con un pennello morbido. Appoggio delicatamente i fogli, poi picchietto con il pennello per far aderire la foglia alla colla. Voglio dare un effetto rovinato, quindi applico anche pezzettini di foglia in maniera disordinata. Avrei dovuto in effetti farlo da subito invece di applicare il foglio intero. Tengo controllato dove cadono maggiormente gli ingranaggi dello stencil. Dopo aver applicato la foglia, attendo un'ora per farla aderire bene e con un altro pennello pulito e asciutto tolgo la foglia non incollata sulla borsa. Premo molto bene per togliere qualsiasi pezzettino non ben attaccato. L'effetto deve essere disordinato con parti di foglie che escono dallo stencil. Proteggo ulteriormente per non sporcare. Non dimenticate mai che l'aria e il colore si infilano ovunque e rischiate di rovinare il supporto. Inizio con un marrone delicato, spruzzandolo sulla foglia diventa un bel colore aranciato dorato. Come solito, con calma, inizio a preparare il disegno, quindi livelli di colore piano piano, anche per creare zone più scure, lasciandone altre più chiare, dove l'oro così resta più evidente. Lo stencil non è adesivo e quindi uso un pennello per tenerlo fermo il più possibile. Se non avessimo lavorato su foglia oro, avremmo potuto spruzzare nel retro dello stencil colla rimovibile, molto utile in questi casi. Lo steampunk è un movimento artistico e culturale nato tra gli 80 e i 90, un mix di auto a vapore e tastiere in ottone e cuoio. I meccanismi di questo stencil rappresentano una parte importante di questo movimento. Sperimentate senza paura, si possono ottenere effetti decorativi molto belli. Vi ricordate l'esercizio dei punti nel video Stelle e Pianeti? Ecco un'altra decorazione dove vi verrà utile quell'esercizio. Avete provato a farli? Ovviamente qui lo spruzziamo perché deve sembrare vecchi ingranaggi, ruggine, tutto materiale un po' rovinato. Aumento le aree scure per far risaltare gli ingranaggi e vado anche a scurire alcune parti per far sembrare ingranaggi sotto ad altri, quindi più in ombra. Alzo spesso lo stencil per rendermi conto se sto scurendo nelle parti corrette. Uso anche un altro stencil, SDA non è SDA il Corriere, è Scuola delle Arti, e per fare delle piccole decorazioni, piccole texture intorno al di fuori delle parti della foglia oro. Con lo stencil vado a isolare alcune parti degli ingranaggi appunto per fare apparire un ingranaggio più in alto dell'altro.
tolgo lo stencil. Pulisco bene ed ecco il risultato. Iscrivendoti e cliccando sulla campanella verrai avvisato sui nuovi tutorial. Un like è sempre gradito, grazie. Alla prossima, ciao!